conferenza stampa post partita di Nardò FBC Gravina, con il mister Tiozzo. Prego, le domande dei colleghi di Nardò. Sì, mister, diciamo un primo tempo completamente diverso dalla ripresa, nel senso di primo tempo giocato con autorevolezza dal Gravina, che poi si è persa completamente una volta passata in svantaggio. Ma abbiamo provato a recuperare, ci siamo sbilanciati, ed è quello che succede normalmente nel calcio quando si prova a recuperare un risultato, e non ce l'abbiamo fatta. Anzi, siamo andati sotto 5-0. Il settore ha aperto moltissimi spazi davanti, però non si è riusciti mai a concretizzare questi spazi, questi palloni invitanti. Perché mancava qualcosa a livello di concretezza, di lucidità, poco di mancare. Mentre in casa siamo stati cinici, oggi non siamo stati per nulla cinici, perciò non ce l'abbiamo fatta. E non è stata una grande giornata per noi. Si può dire anche l'assenza o almeno l'infortunio del difensore centrale, che forse è inciso Non si può parlare delle assenze, bisogna parlare delle prestazioni. Ci teniamo. In una partita bisogna cercare, anche quando abbiamo vinto ci sono stati dei problemi domenica, giusto? Non li ho detti, e oggi non dico i problemi, non dico i pregi, però dentro una partita ci sono tante cose brutte e ci sono tante cose buone. Okay? Chiaramente il mio status di allenatore deve cercare di capire cosa abbiamo sbagliato. Poi io so cosa abbiamo sbagliato il primo tempo, in quei 5 minuti, ok? Mi tengo i 40, secondo tempo, chiaro, ci siamo un po' sbilanciati, ed è quello che succede alla squadra, e poi di fronte a una roba, non è una squadretta, è uno squadrone. Diciamo che tornando a quella parte di gara in cui Gravina ha espresso il meglio, è mancata la concretezza sotto porta, ci sono state due occasioni abbastanza limpide. Sì, ma è inutile dire, perché altrimenti viene fuori che un 5-1 va a venire a diventare un 2-0 per noi, sarei irrispettoso nei confronti del Nardò che ha vinto 5-1, okay? Noi chiaramente abbiamo fatto degli errori. Se oggi dico abbiamo giocato un buon calcio primo tempo, poi viene fuori il putiferio, okay? Penso di tenermi le cose per me, penso di dovergli dire la squadra, penso che quello che lei ha detto sia molto vicino a quello che può essere una verità, non assoluta, ma delle verità. Aveva qualche sentore che potesse incappare una giornata così negativa? Ma no, ma poi cioè, voglio dire, il 5-1 è la conseguenza di una squadra che si butta in attacco, cioè non è una... penso che ho preso 3 gol da calcio da fermo, perciò voglio dire, il primo poi è un calcio di punizione deviato, perciò c'è anche un pelo di sfortuna, però poi non possiamo parlare di sfortuna o fortuna. Cioè, noi dovevamo, secondo me, nei primi 40 minuti passare in vantaggio, sarebbe stata un'altra partita. Non ci si è riusciti, loro sono stati cinici alla prima occasione e mezza, perché ce n'hanno avuto un'altra all'inizio, proprio all'alba della partita. Noi siamo stati poco cinici, come ci è capitato in casa, e contro, in questo girone, soprattutto con un Nardò che va forte, perché il Nardò è una squadra forte, ha fatto quei punti che gli sono mancati poi le prime uscite stagionali. Mister, l'ultima battuta, credi che questa sconfitta possa essere anche utile per la squadra in vista del mese di novembre? Avremo tante squadre che sono affamate di punti e che ci renderanno sicuramente la vita dura. No, credo che le sconfitte non facciano mai bene, nella moda nera più assoluta. Bisogna capire come si assorbe la sconfitta. Speriamo di riuscire ad assorbirla bene, di dare... il mio compito sarà cercare di far capire a tutti, e dico tutti, gli errori commessi. Più gente capirà, più gente mi seguirà, più sarà facile assorbire il colpo. Se invece si va nel buio a trovare il colpevole, allora lì diventa amara la questione. Allora, mister. Giuseppe. Per usare un eufemismo, tanto d'un occhio piove e ha dirotto? Sì, bene, finita. Ho fatto una buona partita, però non è tutto oro quello che luccica, non ci facciamo ingannare dal risultato. Noi a prima mezz'ora abbiamo sofferto, e abbiamo sofferto tanto, anche perché non avevamo bene prese le distanze sull'accorciare in avanti, anche perché noi conoscevamo i pregi e i difetti di questa squadra, cioè il Gravina. Sapevamo che
aveva attacco alla profondità con Santoro, attaccavano bene, ci hanno creato qualche problema, però il loro punto debole era le palle inattive, ne abbiamo preparate tante, siamo riusciti a fare gol. È vero che dopo il gol nostro ci siamo un po' più sciolti, eravamo un po' stanchi e si vedeva, però grande, grande prova di orgoglio, di carattere di questa squadra. Avevamo un paio di giocatori non al 100%, però sono veramente contento, sono veramente felice, soprattutto per i miei ragazzi. Mister, senza nulla togliere agli altri, diciamo che oggi Danna ha fatto la differenza? Danna, no, non solo lui, hanno fatto la differenza in tanti, soprattutto a livello caratteriale. Simone per noi, lo sappiamo, no? È il nostro capitano, è la nostra bandiera, ed lui è uno di quelli che sta al 50-60%, non gioca da tanto tempo, veniva dall'infortunio, però bene così, dobbiamo alzare in più in convinzione, secondo me, dobbiamo avere un po' più di forza, di coraggio, però siamo stati bravi, attenti contro un avversario non facile. Mister, io volevo chiederle, nel percorso, dal punto di vista dell'umore, ritrovare il sorriso in casa davanti al pubblico, quanto può incidere? Tanto, anche perché io su questo ho predicato in questi giorni, di stare sereni, stare tranquilli, di giocare divertendosi. È vero che giustamente giochi in casa, sai, magari giochi con quell'ansia. Io oggi, prima della gara, ho detto noi non dobbiamo per forza vincere questa partita, dobbiamo prepararci per vincerla, ci mancherebbe altro. Quello sì, quello ho chiesto ai ragazzi e poi alla fine, ripeto, l'abbiamo preparata veramente bene, perché noi sapevamo che loro soffrivano tanto sulle palle inattive e siamo riusciti a fare 2 o 3 gol, forse per la prima volta da quando almeno qui a Nardò. Sì, anche diciamo il secondo tempo Nardò è riuscito a metabolizzare bene l'uscita di Adai, che era fondamentale, no? Anche per, sì, le sue caratteristiche. Ma non è quella la chiave di lettura, perché noi siamo stati bravi a coprire la loro profondità, dove Santoro creava molti problemi, abbiamo recuperato tanti palloni sul loro palleggio che sapevamo che sapevano giocare, però fino alla tre quarti poi siamo riusciti a sbloccarci bene, quindi la chiave di lettura è stata proprio su questo. Questa vittoria cambia la percezione che possiamo avere della squadra. Adesso è una squadra che vince, farla vincere in casa cambia. Ma per me non è mai cambiata, io l'ho sempre detto, se vi ricordate pure quando abbiamo perso con la Nocerina, 0-0 col Francavilla, 2-0 con l'Andrea, io sono sempre stato convinto di questa squadra. Cercavamo aiuto da parte di tutti e oggi gli ultra sono stati fantastici. Può essere anche. Si può anche guadagnare in sicurezza. Si deve guadagnare in sicurezza, anche perché abbiamo tanti giocatori d'esperienza, quindi dobbiamo aumentare un po' la condizione fisica di qualcuno, quello sì. Però ripeto, sono contento, entra Mille di nuovo e fa gol, Correndi fa gol, Maletic ha fatto gol, quindi Dan ha fatto gol, sono veramente contento. 16 punti, probabilmente al termine delle partite Nardò sarà in zona playoff. Altri 2 rinforzi giunti in settimana possono cambiare completamente le prospettive del Nardò? Non devono cambiare le prospettive del Nardò, assolutamente, non dobbiamo fare questo errore, noi dobbiamo stare sereni, tranquilli, non guardare la classifica come faccio io, non serve a niente, fino a 3 domeniche fa eravamo allo sbando, diceva qualcuno, no? Io invece devo essere equilibrato in queste situazioni, magari uno mi dice sorridi di più, fai di più, è il mio carattere. Devo mettere fuoco quando serve e devo spegnere il fuoco quando ci sono questi momenti.